Una volta si diceva coppo, adesso è difficile dire così, perché innanzitutto siamo ospiti delle industrie Cotto Possagno, siamo qui con l'ingegner Costa e siamo qui sì con dei coppi, ma dei coppi che hanno della tecnologia. E poi mi permette di dire, non si può più parlare qua di tetto ma di sistema tetto, perché io là dietro ho visto poi tutta una struttura che viene messa sotto la tegola, quindi la copertura diventa molto più complessa. Direi estremamente sì, la copertura è più complessa, e proprio perché è complessa quello che tendiamo ad offrire come industria Cotto è un sistema completo del tetto, ovvero sia non è più sufficiente solamente pensare alla parte in sé di copertura ma anche a tutta quella serie di servizi che sono normalmente connessi con il sistema tetto. Potrebbe essere il sistema fotovoltaico come quello che vedete alle mie spalle, oppure l'integrazione su un impianto solare termico, il tutto magari abbinato oggigiorno a una nuova caldaia con la pompa di calore. Tutto questo pacchetto, compreso l'isolamento del tetto, compreso la microventilazione, ecco, tutto questo è il sistema tetto che Industrie Cotto tende ad offrirvi. Io vedo anche dal suo cartellino che voi siete legati a Casa Clima. Sì, esatto, siamo anche partner Casa Clima. E perché, ecco, anche l'importanza, dovremmo prima spendere pochi secondi solamente sull'importanza di una copertura o comunque di un volume ricoperto in laterizio. Cos'è il laterizio? Abbastanza velocemente, il laterizio non è altro che argilla, terra semplicemente disidratata, seccata ed essiccata, prodotto naturale al 100%, unico come proprietà di volano termico del vostro tetto. Quindi è enorme, enorme l'importanza, considerando che gran parte dei sottotetti sono ormai abitati, il benessere che andremo ad avere nel sottotetto quando possiamo contare sull'enorme volano termico di benessere che ci procura una copertura ancorata e ventilata in laterizio. Tra l'altro mi sembra anche di vedere dai sistemi di ancoraggio che sono appunto esposti all'interno del vostro padiglione che anche la facilità di posa e di manutenzione è abbastanza evidente. Ma direi di sì, comunque questo vale in generale per tutti i sistemi di fissaggio analoghi a questo o comunque anche per il settore fotovoltaico, il sistema non necessita di nessun tipo di manutenzione. Con una pendenza media dei tetti italiani il sistema è totalmente autopulente, pur non avendo vetro con biossido di titanio, va da sé che la pioggia comunque funge da autopulente per il sistema di vetratura. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.